Questa mattina ci siamo svegliati, io e Sera abbiamo organizzato un giretto nell'Iglesiente insieme a mia cognata, destinazione Bugerro. La città di Bugerro nasce nella fine del 1800, oggi cittadina turistica che offre dei servizi e comfort di qualità. Era conosciuta già dai romani per i siti minerari che avevano sfruttato sino ad arrivare ai giorni nostri, con la famosa galleria Erri, che produsse più di 200.000 tonnellate di piombo e zinco. Porta all'interno di vari settori, dove i miniatori in condizioni disumane estraevano la calamina, materiale grezzo da cui si estrae lo zinco. Veniva presa e trasportata all'esterno con dei carri. La lavorazione, che consisteva in una prima divisione, veniva eseguita da donne e da bambini, per poi essere caricata su delle piccole navi a vela. La destinazione era Carloforte, dopodiché scaricate e ricaricate nuovamente su dei grandi vaporetti che si dirigevano all'estero. Thank you.
prosegua per tutto il resto della montagna, dato che la seconda parte del tunnel è stata compromessa da una frana. Sono le abitazioni e il laboratorio dove eseguivano la prima selezione della calamita. Dopodiché veniva caricata sui carri per poi portarla all'esterno della miniera, verso il villaggio di Bucerro. Dopo che la guida ha spiegato tutta la storia del sito, si torna indietro. Non si torna con il trenino, ma a piedi. E corriamo più di un chilometro lungo la costa, dentro e fuori dal tunnel. Ogni volta che si esce dal buio delle gallerie, stando attenti alla testa, si possono vedere questi strapiombi che cadono in mare e si possono ammirare panorami stupendi da brivido. Usciti dalla miniera e soddisfatti dal tour, proseguiamo per un sentiero tracciato. Ci incamminiamo e dopo qualche centinaio di metri, con un dislivello non indifferente, notiamo due cose. Uno che è una parte del cammino di Santa Barbara e l'altro che è una via crucis. Abbiamo fatto la via Crucis a Bucerro. Laggiù, dove c'è il pino, si intravede il discoverone.
È ora di tornare, perché la nostra prossima destinazione è Cala Domestica. Cala Domestica, una delle spiagge più belle dell'Iglesiente, che si trova a pochi chilometri da Bugerro. Un mix di natura, storia e archeologia industriale dei siti minerari del posto. Si possono notare magazzini, depositi, gallerie e il piano delle rotaie dei carri. Per quanto riguarda la storia, si vede da lontano la torre aragonese che si affaccia sul mare. Ma ora, dopo il tanto camminare, si è fatta una certa. Prepariamo da mangiare ed il mix delle leccornie è fatto. Formaggio di Neroli, vino di Riola e chili messicano, il tutto riparati da un mitico super tendalino laterale fatto da me. Che dire di più? Ma dopo pranzo è ora di rimettersi in moto. La nostra prossima destinazione è Montevecchio, un caffè e direzione Piscinas, tutto sterrato. Fiancheggeremo tutte le miniere di questa zona qua del Monte Arquento, sino ad arrivare al fiume Rio Piscinas.
Dopo chilometri di sterrato arriviamo in un luogo fuori dal tempo, la miniera di Narakaul. Siamo e camminiamo in una terra molto antica che ha imprigionato materie prime importanti nel corso delle ere. Nel tempo l'uomo ha sfruttato e sta sfruttando la terra in tutti i modi e in questo caso scavando e sconvolgendo l'ambiente per recuperare materiali preziosi in nome dello sviluppo e in nome del lavoro per un tozzo di pane. E questo è il risultato. A voi le immagini e i commenti, metteteli qua sotto. Abbiamo il deserto in Sardegna, lo sapevate? Qui in un tempo i piloti della Dakar si venivano ad allenare prima della gara. Ora ormai è diventato parco ed è addirittura proibito anche camminare lungo le dune. La giornata si sta concludendo e siamo soddisfatti per quello che abbiamo visto. Ci dirigiamo verso casa mentre ci godiamo il tramonto. Se il video vi è piaciuto mettete un like e mi raccomando iscrivetevi al canale. Un saluto da Proviamo a Viaggiare e alla prossima!